ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video e oggi andremo negli studi Mediaset. Ragazzi, scusate l'interruzione così brusca. Intanto buongiorno, ma mi sono appena svegliato. Sto montando il video che state vedendo oggi. Ci tengo a fare una piccola precisazione prima di continuare con il video. Marika in questi giorni di quarantena sta vivendo qui con me, quindi state tranquilli che non sono uscito di casa per andarla a prendere. Tutti quelli che mi seguono su Instagram sanno che Marika in questo periodo di quarantena ha deciso di stare con me a casa mia, quindi è qui da circa 3 settimane. Quindi non allarmatevi, perché non sono uscito di casa per andarla a prendere, non me ne sono andato in giro a casa. E soprattutto non fatelo anche voi, visto che adesso vedo tantissima gente che ancora esce. Dovete stare a casa. Comunque, al di là di questo, ci tengo a fare questa piccola precisazione, perché non volevo i commenti inondati di "ah, sei uscito a prendere Marika per fare il video". No. Ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video di Jumpitech. Oggi andrò a fare una cosa molto particolare, perché abbiamo preso ispirazione dal video che ha fatto Mike e Ambra qualche mese fa, dove giocano e Ambra rigioca, visto che Ambra è stata fisicamente a Davanti un altro, dove Ambra rigioca in casa con Mike al gioco finale di Davanti un altro. Abbiamo pensato che poteva essere una cosa molto simpatica riproporre in coppia questo format. In coppia? Nel senso, io faccio il presentatore e tu fai la concorrente. Ok. E sembri in coppia. Ok, siamo le due. Ok. Oggi io farò il Paolo Bonolis della situazione, con tanta dislessia che mi segue. Esatto. Quindi buona fortuna a te, a me non ho fatto niente. E ragazzi, mi raccomando, se questo video arriva a 25.000 mi piace, 30.000 mi piace, così ne mettiamo 5 in più. Ah, okay. Se questo video arriva a 30.000 mi piace, ragazzi, facciamo il contrario, ovvero lei mi farà le domande e io risponderò per vedere quanta non memoria avrò. Esatto. Perché faccio a vomitare tantissimo. Zero. Io a memoria. Cioè, ragazzi, non mi ricordo nemmeno dove vive mia madre. Pensate se mi ricordo le cose così. Quindi, detto questo, io direi di non perderci in chiacchiere. Iniziamo subito con il gioco. Il gioco penso che lo conoscete tutti. Bisogna dare la risposta al contrario. Se io tipo dico dove vive Jumpitech? A Palermo o a Madrid? Io dico a Madrid. Giusto, brava. Infatti stai dicendo per farvi capire già la prossima, se si farà. Quindi, ragazzi, detto questo, iniziamo subito. 30.000 mi piace e vado a fare il Paolo Bonolis. Vai. Io ciao. Mi sono Luca da Brenno. No. Che minchia, tu sei una concorrente random. Okay. Ciao. Ciao. Ok, è pronta, signorina? Sono pronta. Ok, buona fortuna. 3, 2, 1, vada. Battiato Vecchioni, chi canta Samarcanda? Vecchioni. Sbagliato. Okay. Battiato Vecchioni, chi canta Samarcanda? Battiato. Cocomero Melone, cosa si accompagna al prosciutto? Cocomero. Inferno Paradiso, dove stanno Paolo e Francesca? Paradiso. La Regina Vittoria o il Re Sole, chi ha regnato più a lungo? La Regina Vittoria. 10 o 1.5 milioni, quante schedine bisognerebbe circa giocare per essere matematicamente sicuri di far 13? 1.5. Sbagliato. Battiato Vecchioni, chi canta? Battiato. Cocomero Melone, cosa si accompagna? Cocomero. Inferno Paradiso, dove stanno Paolo e Francesca? Paradiso. La Regina Vittoria e il Re Sole, chi ha regnato più? La Regina Vittoria. 10 milioni o 1.5 milioni? 10 milioni. In Italia e in Grecia, in quale nazione vivono i rodigini? In Italia. Battiato Vecchioni, chi canta? Battiato. Cocomero Melone, Cocomero. Chi si accompagna al prosciutto? Inferno Paradiso, dove stanno Paolo Paradiso. E Francesca? La Regina Vittoria e il Re Sole, chi ha regnato La Regina Vittoria. 10 milioni o 1.5 milioni? 10 milioni. In Italia e in Grecia? Grecia. Benfica o Barcellona, in che squadra giocava Istro Stoikov nel 1994? Barcellona. Sbagliato. Battiato Vecchioni, chi canta Samarcanda? Battiato. Cocomero Melone, cosa Cocomero. Si accompagna Inferno Paradiso, dove sta Paradiso. Francesca? La Regina Vittoria e il Re Sole. La Regina Vittoria. 10 milioni o 1.5 milioni? 10 qual'è? Milioni. In Italia e in Grecia? In quale nazione? In Grecia. Benfica o Barcellona? In che Benfica. Di... Turbante o tornante? Come è detto, una curva di montagna? Turbante. Gambe o braccia? Il quadricipite o muscolo delle? Braccia. Giasone o Achille? Chi conquistò con l'aiuto di Medea il Vello d'Oro? Giasone. Battiato Vecchioni, chi canta Samarcanda? Battiato. Cocomero Melone, chi si è... Cocomero. Inferno Paradiso, dove Paradiso. Sono Francesca? La Regina Vittoria e il Re Sole, chi La Regina Vittoria. 10 milioni o 1.5 milioni? 10 milioni. In Italia e in Grecia? In Grecia. In Benfica o Barcellona? In quale squadra? Benfica. Gioca... Okay. Turbante o tornante? Come hai detto, una curva di montagna? Turbante. Gambe o braccia? Il quadricipite o muscolo? Braccia. Delle... Giasone e Achille? Chi conquistò con la Achille. Mano o piede? A quale parte del corpo appartiene il metacarpo? Mano. Battiato Vecchioni, chi canta Samarcanda? Battiato.
Cocomero Barone, chi si accompagna al prosciutto? Inferno Paradiso, dove stanno Paolo e Francesca? Paradiso. E la Regina Vittoria e il La Regina Vittoria. 10 milioni o 1 milioni? 10 milioni. In Italia o in Grecia? In Grecia. Ok. In Benfica o Barcellona? Benfica. Ok. Turbante o tornante? Come ha detto la Paola? Turbante. Gambe o braccia? Il codicipito muscolo d'aria? Braccia. Giasone e Achille, chi conquistò? Achille. Mano o piede? A quale parte del metacarpo? Piede. Caronte o Cerbero? Chi ha tre teste? Caronte o? Cerbero. Caronte. Siamese o persiano? Quale gatto è il muso schiacciato? Siamese. Maria Sapparova o Serena Williams? Chi ha vinto il torneo di Wimbledon del 2004? La prima, non mi ricordo come si chiama. Serena Williams. Slovenia o Croazia? Qual è stato confina con l'Italia? Slovenia, Croazia... Slovenia. Cavolo! Chi canta Samarcanda? Battiato. Cocomero Melone, chi si accompagna al prosciutto? Cocomero. Inferno Paradiso, dove stanno Paolo e Francesca? Paradiso. La Regina Vittoria e Resoni, chi è la Regina Vittoria? 10 milioni o 1.5 milioni? 10 milioni. In Italia o in Grecia? Con in Grecia. Benfica o Barcellona? Benfica. Ok. Turbante o tornante? Come ha detto la Turbante. Gambo o braccio? Il codicipito muscolo delle? Braccia. Giasone Achille, chi conquistò Achille. Mano o piede, a quale parte del corpo per dire metacarpo? Piede. Caronte o cerbero, chi ha tre teste? Caronte. Siamese o persiano, quale gatto è il muso schiacciato? Siamese. Maria Sapaiova, Serena Williams, chi ha vinto il torneo di Wimbledon nel 2004? Maria Sapaiova. Sbagliato. No, come sbagliato? Prima ho detto questo. No, non avevi detto questo, evidentemente, mi dispiace. Ti ho congelato il tempo. Ho congelato. Adesso puoi... Scongelalo. No, no, adesso puoi rispondere con calma. Ci vuoi pensare un botto perché non c'è tempo. Ah, ho 10 secondi. Sì. Ok. Cocomero Melone, cosa si compagna? Cocomero. Hai un po' di più tempo. Inferno Paradiso, dove stanno Paolo e Francesca? Paradiso. La Regina Vittoria e il Re Sole. Chi ha regnato? La Regina Vittoria. 10 milioni o 1.5 milioni? 10 milioni. Ok. In Italia e in Grecia, in quale nazione vive il Rodin? In Grecia. Ok. Benfica o Barcellona, in che squadra giocava? Benfica. Ok. Turbante o tornante, come ha detto una curva di montagna? Turbante. Bravissima. Gambe o braccio, il quadricipito o muscolo delle? Braccia. Ottimo. Giasone Achille, chi conquistò con Achille. Il mito di Achille. Ok. Mano o piede, a quale parte del corpo appartiene il metacarpo? Piede. Ok. Caronte o Cerbero, chi ha tre teste? Caronte. Siamese o persiano, quale gatto è il muso schiacciato? Siamese. Maria Sarapova o Serena Williams? Serena Chiedi. Williams. Ok. Slovenia o Croazia, qual è stato confina con Croazia. L'Italia? Miele o caramello, cosa si ottiene cuocendo lo zucchero? Miele. Nicolò o Nicola, qual era il nome proprio di Machiavelli? Nicola. Juventus o Borussia Dortmund, in che squadra giocava Omar Sivori nel 1961? No, non lo so, Borussia. Tirreno Adriatico, le isole Tremiti sono nel mare? Tirreno Adriatico, le isole Tremiti sono nel mare? Adriatico. No! No! Quanto ne mancavano? Due! No! Cazzo! No! Però ho una bella memoria, cioè nel senso, quando sbagliavo poi... Sì, non sei stata male. Gli studi stanno per chiudere, mi dispiace, lei non ha vinto un cut. Peccato, ritorniamo a Palermo. È stato bello questo viaggio subito. Ci siamo fatti un bel viaggio in quarantena. Mi dispiace Marika, non hai vinto niente. Vabbè. Se fossimo stati però al gioco finale... Questo è il microfono di prima. Mi sarei incavolata perché... Cioè avresti così bestemmiato vicino, un bordello però... perché hai sbagliato l'ultima. Non so se sto poi vedendo il gameplay, ma tre mancavano, se non sbaglio, solo due. Tra cui questa che hai sbagliato è un'altra. Ah, quindi l'altra è poi dentro la finale. Fammi controllare, non so, sai. Due, ok, oltre quella due. Ah, vabbè, dai, comunque sempre... Sì, oltre quella che hai sbagliato te ne mancavano due. Vabbè, dai, ci sono andata molto vicina. Quindi ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Questo era il gioco finale, la sfida finale di Avanti un altro. Mi raccomando ragazzi, arriviamo a 30.000 mi piace, così mi sottoporrò io a questo gioco e lì ci sarà davvero da ridere. E ragazzi, consigliatemi nei commenti con quale altro ospite potrei fare questo gioco. Quindi mi dispiace Marika che non hai vinto niente. Da Jumpitech è tutto e ciao ciao. Gratis tra l'altro. Bello free. Tipo, dove va andare? New York. Bello, ora? One.